Io ero in viso da tempo all'azienda e credo che sia solo un pretesto e un'ingiustizia. Igor Nicotra lavorava qui, alla Lameri di Cremona, azienda leader nella trasformazione dei cereali in mangime per animali e cornflakes per la nostra colazione. Un giorno viene a sapere che un collega di reparto ha preso il Covid, ne informa l'azienda e attende indicazioni. Non avendo riscontri dall'azienda, mi sono visto costretto a chiamare in ATS. Chiamando l'ATS sono stato in isolamento fiduciario, ho fatto tampone fino alla negatività. L'azienda ha usato come pretesto questo. Secondo loro, su supposizioni, non avevo rispettato appunto le norme disciplinate dal protocollo anti-Covid. Nicotra ora ha impugnato il licenziamento e la tesi del sindacato è che avrebbe subito una ritorsione per il modo scrupoloso con cui svolgeva il proprio ruolo di responsabile per la sicurezza dei lavoratori. È stato licenziato perché ha segnalato un possibile contagio da Covid-19 e questo significa che nessun lavoratore in futuro si azzarderà a segnalare una questione. Da quando ero stato nominato RLS facevo delle segnalazioni, ma non avevo alcun riscontro dall'azienda, anzi venivo spesso redarguito o messo in disparte. La Lameri SPA ci scrive che il licenziamento sarebbe legittimo perché il lavoratore avrebbe più volte disatteso le misure di sicurezza stando a stretto contatto con il collega o togliendo la mascherina durante il turno. Scrive inoltre che la segnalazione del rischio contagio ad ATS sarebbe regolarmente avvenuta. È una vicenda che potrebbe avere un epilogo giudiziale, questa, ma che già dimostra quanto il Covid stia incidendo anche nella sicurezza sul lavoro. Magari un'attenzione particolare da parte dell'azienda di collaborazione con gli RLS per trovare quelle modalità che permettono magari di svolgere dei tamponi rapidi o svolgere anche dei tamponi preventivi nelle aziende.